Belotti dice sì, manca soltanto la conferma del toro. Ciao ragazzi, bentornati su Unanime di Mina Fanpage, sono Massimo e siamo qua per parlare del possibile arrivo di Belotti in rossonero. Sto aggiornando le notizie qua su OneFootball, andiamo a leggere insieme. Come detto da Sky Sport, il Milan avrebbe ottenuto il sì e il gradimento di Andrea Belotti per vestire la maglia rossonera. Nel possibile affare con il Torino, tuttavia, c'è ancora distanza tra domanda e offerta. 40 milioni più i carini di Paletti e Niang nella proposta inoltrata da Fassino e Mirabelli. 80 invece la richiesta cash del Toro per il Gallo. Per quanto avevo letto io, il Milan voleva offrire 80 milioni più Belotti, cioè 80 milioni più Niang e Paletta. Però a quanto pare il Cairo sapeva un po' a tirchio, quindi non ha voluto accettare questa offerta. Però a quanto pare Belotti vuole proprio andare via dal Torino. Si sa, Torino l'ha fatto crescere, ha fatto diventare questo grande giocatore. Però si è visto che quando un giocatore vuole cambiare squadra, devi lasciarlo andare, come si è visto con Bonucci. Adesso sono molto contento che Bonucci è arrivato al Milan, però questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Parlando di cose serie, sarei veramente, veramente contento di vedere Belotti in maglia rossonera. Come sappiamo, è un attaccante giovane, è molto legato ai colori rossoneri. Il suo è Shevchenko. Niente, l'anno scorso ha fatto anche all'incirca, ha fatto tantissimi gol, se non sbaglio 27 o 30 addirittura, se non mi ricordo male. Nel caso scrivetemi sotto nei commenti. È veramente un grande giocatore. Come sappiamo, come ho detto prima, il suo è Shevchenko. Quindi, se il Toro accetta l'offerta di Belotti, c'è cioè Belotti più cash più Paletta e Niang, il 7 che ha trovato Niang sarebbe libero e quindi Belotti può vestire la 7 di Shevchenko. Secondo me questo qua, questo numero lo esalterà un casino, almeno di quel che penso io. Comunque ragazzi, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate, iscrivetevi, seguiteci sui nostri profili Instagram e Facebook, link in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, sempre forza mia. Dai Gallo, vieni da noi Gallo. Vai Gallo.